i procuratori, dei fratelli. No! Vieni! Vieni! E se chi poteva essere se non Mister Perozzi Palacio? Perché Perozzi? Perché mette grande Rodrigo. Grande. Perozzi è un personaggio mitico. Sì. Chi ha visto Rodrigo. Il film Amici miei, impressionato. Salutiamo Bianchi. Beh, che è andato a casa. Ciao Emilio. No, Bianchi è rimasto stupefatto. È solo del provinciolotto esaltarvi per la Coppa del Provincialotto. Tecnica. Provincialotti a noi. C'hai la adesso ti sposti la sede praticamente dove abiti te a Rò. Così non devi più usare la corriera per venire in Duomo. Di petto. Mamma mia, di petto l'ha messo il Perozzi. Gol di petto di Palacio, quindi 1-0 dell'Inter. Voglio un telespettatore, voglio strozzare con le mie mani. No, un telespettatore che chiamò a giugno dicendo Rossi Palacio è anziano. No, ma lo voglio strozzare. Potrebbe come... chiamare però Gasperini, perché già un paio di bombette le aveva tirate. Perché da Palermo, secondo te noi lo cercavamo. Ah, mister un punto, cioè, parli. Mister un punto in 900 partite. Vabbè, comunque, al di là di Palacio, 2-0 dell'Inter intanto. E ci siamo! Grande, no, Rodrigo. Però. Rodrigo, Rodrigo, ancora l'uomo siamo delle pere. Siamo fortissimi, ancora il Guarini, Rodrigo migliore in campo. Ma sei un perista eccezionale. Che gol. Ma non è mica ma è vecchio. Ma non è mica la Juve che devi mettere tre pere. Risparmiati. Ne bastano due. Va bene. Ecco, farà nervosito di questa partitella. Ascolta, adesso ti rimetto. Che cosa ha fatto? Dai, ha fatto tutto il campo da solo. Ma che ma non possiamo, scusa. Ma ti ho visto esaltarti. Capisco che tu ti ho visto esaltarti per un pareggio. Ti ho visto esaltarti per un pareggio. Ma io capisco che avete bisogno di riempire. Capisco che avete bisogno. Ma lui è già riempito da Pep Guardiola. Sa già che la vostra salettina spoglia dei trofei. Capisco. Anche un portombrelli al suo perché. Hai visto che ti hanno rimesso la tua coppa? Sì, hai visto che ti hanno rimesso la mitra facata? Ce l'hanno posto. Allora devo spezzare una lancia. Siete per l'amico Gianluca, perché se, quando me la prendo con i brasiliani, per esempio su Juan Jesus ho sbagliato, sono il primo a dire che è risorto, e d'altronde con quel nome non poteva che essere così. Però però c'è da dire una cosa, siete ingiusti. Guarin non ha se avete visto non ha giocato. No, non ha giocato per 2-3 partite di fila. Milan e non solo il Milan. Gol della bandiera intanto della partita. Miseria, ma il Milan e non solo il Milan, forse qualcosa cambia. 3-1, sì. 3-1, così come contro la Juve. Tu dici praticamente che abbiamo visto bianco e nero, abbiamo ripetuto il risultato di sabato sera? Forse è quello. Allora. Ragazzi, attenzione perché Farand, vai col titolo, partita riaperta, Inter, troppi rischi. Solo 10 vittorie consecutive, sei in crisi Inter. Sì. Sei d'accordo? Facciamo un bel crisi. Farei anche una serie negativa quasi quasi, perché mi sembra. Ah, tra l'altro la palla è uscita dal campo. Ma il quarto uomo con i bragoni, ragazzi, sono bianco neri gli altri. È sempre il quarto uomo con i bragoni, devo dire che è irregolare, non so se è uscita tutta la palla dal campo, forse no, sembrava forse un pezzetto. Secondo me il quarto uomo si sta tirando sui pantaloni. Secondo me era fuori, era sulla linea, perché se era fuori era sulla linea. Uomo i pantaloni da Zuavo. È sulla linea. Beh, sta facendo ridere. Beh, ragazzi, ma noi siamo abituati ad altro, quindi questo per noi comunque se lo merita, possiamo dire che se lo meritava. Un gol.